Magari se dal mio intervento capite che sto dicendo cose fuori, diciamo, da quelli che sono il solco delle cose che avete seguito fino adesso, interrompetemi pure, insomma. E comunque vorrei dare, diciamo, a questo incontro un carattere più dialogico, diciamo così, senza fare la lezione ex cattedra, diciamo. Intanto mi piacerebbe capire, diciamo, da dove partiamo, cioè quali sono i vostri interessi e anche il motivo che vi ha spinti ad aderire a questa iniziativa, tipo di studi che avete fatto, eccetera, proprio per come dire, fare un intervento che sia rispondente in qualche modo alle vostre esigenze. Non so, cominciamo con una presentazione, comincio da me. Io sono Luigi De Luca, sono il vicepresidente di Apulia Film Commission. Credo che mi abbiano chiamato per questo motivo, per illustrarvi appunto la genesi di questa esperienza e poi le attività, diciamo, che vanno avanti da un po' di anni, quali sono i risultati che abbiamo raggiunto e soprattutto come, diciamo, l'esperienza di una struttura come Film Commission si innesta nelle politiche di sviluppo più generali, diciamo, di un territorio della Regione Puglia, diciamo, in quanto si tratta di una istituzione promossa dalla Regione Puglia. Quindi adesso magari sarebbe interessante capire anche chi siete voi, insomma, prima di cominciare l'intervento. Bisogna sempre passare il microfono. Salve, sono Cristian, 27 anni, sono laureato in comunicazione linguistica interculturale, lingua Lecce triennale e la specialistica in scienze internazionali e diplomatiche a Siena. Ho fatto esperienze tutte in ambito più o meno europeo, ho fatto un tirocinio Europe Direct. Ho lavorato nel campo della progettazione, ho collaborato con varie organizzazioni, no profit, vissuto fuori, ho fatto delle esperienze all'estero, in Svizzera, in Inghilterra, in Romania, negli Stati Uniti, Salve, sono Marta, sono laureata in giurisprudenza e per 5 anni ho lavorato in autorità portuale a Brindisi per i progetti Interreg. E sono qui perché mi piaceva l'idea di scrivere dei progetti. Fino ad oggi li ho sempre praticamente attuati e gestiti e quindi ho preso coscienza e conoscenza di questo corso e sono qui. Grazie. Marco, 30 anni, laureato in relazioni internazionali a Bologna. Ho fatto diverse esperienze di formazione e di stage nell'ambito della progettazione europea e da poco collaboro nel mio paese in una cooperativa di servizi in cui tra le varie cose ci occupiamo anche di finanziamenti, bandi e tutto quello che riguarda, diciamo, anche la progettazione europea e sono qui per approfondire proprio questo argomento e per stabilire, diciamo, più contatti anche con persone che operano in questi settori. Salve, sono Chiara, 24 anni, laureata in lingue e letterature straniere, laurea triennale qui a Lecce e prossima laurea tra qualche giorno in lingua e traduzione. Ho studiato inglese, francese e anche un po' di spagnolo e ho fatto alcune esperienze all'estero nell'ambito della mobilità europea. Quindi l'Erasmus in Francia, a Metz, e un Erasmus Placement in Inghilterra, a Oxford, dove ho anche avuto la mia prima esperienza lavorativa, in realtà uno stage però retribuito, presso la Oxford University Press. Quindi oltre a voler, diciamo, ah sì, ho anche partecipato a uno scambio europeo ultimamente a ottobre, in ambito di Youth in Action, per cui mi sono iscritta a questo corso per conoscere meglio dal punto di vista teorico questi programmi, perché di fatto, diciamo, il mio è stato un approccio, diciamo, all'inverso, perché
prima ho partecipato e adesso vorrei conoscerli a livello sì, teorico, e sarei anche interessata a conoscere come si progetta proprio per il mio prossimo futuro da neolaureata. Sono Federica, ho 24 anni e una laurea triennale in lingue straniere qui a Lecce. Anch'io prossima alla laurea specialistica in lingue moderne e traduzione letteraria, sempre all'Università del Salento. E, durante i 2 anni della specialistica ho svolto 2 periodi, uno di tirocinio e uno di studio all'estero, sempre vincitrice di borsa Erasmus. 5 mesi in Francia, a Metz, e 4 mesi a Dublino, dove ho lavorato in una libreria. Quindi il motivo per il quale sono qui è proprio c'è un approccio comunque da principiante, perché questo è il primo corso che faccio, per cercare di capire meglio come funziona stare dietro, diciamo, questi progetti, questi bandi dei quali ho usufruito. Mi chiamo Luana, ho 24 anni, anch'io sono laureata qui alla Facoltà di Lingue a Lecce, prossima laureanda sempre alla Facoltà di Lingue. Ho partecipato anch'io a un'esperienza in mobilità europea, ho fatto l'Erasmus 5 mesi in Francia, e sto partecipando a questo corso perché vorrei capire proprio cosa c'è dietro, come viene progettato, come viene organizzato. Nice. Sì, in realtà io avevo preparato anche dei materiali, diciamo, più esplicativi tramite PowerPoint, però penso che la cosa migliore invece sia appunto farsi una chiacchierata abbastanza informale, considerato anche il tipo di esperienze, diciamo, di formazione piuttosto diversificate da cui venite. Non so se voi avete... intanto sentito mai parlare di Apulia Field Commission, e se sapete, diciamo, che cos'è una Field Commission? Questo ve lo chiedo così, diciamo, no. Quindi, allora, cominciamo dall'inizio. In realtà a questo punto forse sarebbe stato meglio però... cominciare con la proiezione, almeno per dare le informazioni generali. Possiamo ancora farlo? Cioè si può... mi aveva detto Nutricato che forse c'era, però che c'era la possibilità di proiettare. Possiamo vedere. No, perché a questo punto, visto che abbiamo, insomma, un po' di tempo, comincerei proprio invece, almeno per un'informativa generale, diciamo, almeno su che cos'è una Field Commission e che cosa, poi magari entreremo più nel dettaglio di come strumenti come la Field Commission possono intervenire nelle politiche di sviluppo dei territori, e magari, visto anche il tipo di, diciamo, di formazione che avete, potremmo anche poi soffermarci un attimo più specificatamente magari sull'utilizzazione da parte della Field Commission dei fondi europei, visto che, diciamo, l'interesse generale è questo. Si può fare? Sì. Sì. Salve. È collegato in rete. Sì, sì.
È già collegato? Scusa, può venire un attimo? Non... Perché mi dà questa, cioè questa connessione affidabile? Sì. Sono direttamente su quello di cui ti dice. No, ma devo, no, devo, no, devo per forza entrare da qui perché... Ah sì, ok.
Vabbè, troppo complicato. Andiamo. Allora, riprendiamo. Diventa troppo complicato ogni volta la tecnologia. Allora, vi siete occupati soprattutto di programmi attinenti, diciamo, alle politiche di sviluppo, da quello che ho capito. In realtà la Field Commission in generale, e in particolare la Field Commission pugliese, nasce sostanzialmente come strumento, diciamo, di sostegno allo sviluppo locale, con una differenza sostanziale. Diciamo, il modello anglosassone e americano da cui, diciamo, le Field Commission si originano, nascono soprattutto come strumenti per attrarre sui territori le grandi produzioni cinematografiche, partendo dalla considerazione acquisita ormai a quelle culture che il cinema rappresenta di fatto uno degli strumenti, diciamo, più incisivi di sviluppo del territorio. C'è una serie di indagini di carattere economico, lo hanno dimostrato. Tra l'altro, alla fine arriveremo anche, diciamo, ad alcune indagini che abbiamo commissionato noi come Puglia Film Commission per dimostrare appunto quanto questo sia vero. Però in ogni caso, considerato appunto che per voi in fondo è la prima volta che sentite parlare di Puglia di Film Commission, direi che facciamo un passo indietro e parliamo, diciamo, di come questa realtà si è strutturata all'interno della nostra regione, e cerchiamo, partiamo, diciamo, ecco, dal basso, partiamo dalla nostra esperienza e poi cercheremo di allargare, diciamo, questo discorso a un contesto più generale di come questi strumenti oggi si vanno strutturando appunto sia a livello comunitario, sia a livello europeo e sia a livello internazionale. L'esperienza della Puglia, anzi direi ancora meglio, l'esperienza del Salento. Il cinema nella nostra provincia, diciamo, ha rappresentato tra gli anni 70 e gli anni 80 una possibilità espressiva per una serie di autori locali. Contemporaneamente il Salento era scelto da una serie di produzioni nazionali come sede, diciamo, per le riprese, come set per le riprese appunto delle produzioni cinematografiche. Quindi ci sono due livelli, diciamo. Da un lato il Salento come territorio che ha espresso, almeno negli ultimi 30 anni, 40 anni, una serie di autori cinematografici, e nello stesso tempo il Salento come scenario per le produzioni cinematografiche. Sulla base di questa realtà bipolare è andata configurando, diciamo, negli anni 80-90, si è andata configurando una politica di attenzione da parte degli enti locali verso questa realtà del cinema, inizialmente intesa esclusivamente come, diciamo, uno dei segmenti della produzione culturale di questa terra, accanto alla musica, accanto al teatro, accanto ad altre forme espressive, alla danza, eccetera. Ad un certo punto però l'ente locale, la pubblica amministrazione, ha capito che il cinema aveva anche delle potenzialità, diciamo, che andavano oltre il fatto culturale fine a se stesso, aveva delle potenzialità che potevano interessare alle strategie di sviluppo, diciamo, che l'ente locale si stava dando in quegli anni, poteva avere, diciamo, un interesse, una potenzialità soprattutto con riferimento alla valorizzazione del territorio e quindi a tutte le politiche, diciamo, che interessavano il settore del turismo, per esempio. Partendo da questa considerazione, alla fine degli anni 90, la provincia di Lecce, prima provincia in Italia, si è data uno strumento che si chiamava Salento Film Fund. Che cos'era sostanzialmente? Era un fondo pubblico destinato esclusivamente al sostegno delle produzioni cinematografiche.
sia alle produzioni cinematografiche degli autori locali e sia alle produzioni cinematografiche nazionali o internazionali che sceglievano, che decidevano di scegliere il Salento per le loro produzioni. È stata, ripeto, una delle prime esperienze di questo tipo in Italia e per 3 anni ha dato i suoi frutti, nel senso che in quegli anni sono state numerose le produzioni cinematografiche che hanno scelto il Salento per girare i film e nello stesso tempo il Salento Film Fund ha rappresentato un sostegno utile, diretto, anche per quanto riguarda una serie di autori locali che avevano, diciamo, la possibilità di avere a disposizione delle piccole risorse per i loro film. Ripeto, è stata un'esperienza circoscritta, è stata, come posso dire, una risposta pragmatica, per così dire, ad una esigenza più generale di sviluppo del territorio e nello stesso tempo anche all'esigenza di sostenere una realtà del cinema e dell'audiovisivo che nel Salento rappresentava, diciamo, aveva un suo passato, una sua tradizione e aveva anche autori di un certo livello. Quindi questa è stata, diciamo, la prima, come posso dire, il primo pionieristico tentativo di costruire una politica di sostegno per l'audiovisivo. Ripeto, è stata un'esperienza circoscritta nel tempo, perché nel frattempo la Regione Puglia, alla pari, diciamo, di tante regioni in Italia, aveva stabilito con una legge regionale di dotarsi di una film commission vera e propria. E quindi c'è stato una sorta di travaso, diciamo, dell'esperienza del Salento Film Fund all'interno di questa struttura più ampia e meglio strutturata, appunto, che è la film commission, la Puglia Film Commission. L'esperienza di Apulia Film Commission scaturisce, diciamo, da una decisione istituzionale di tipo regionale, cioè nel senso che la Regione Puglia, constatando l'utilità appunto di una struttura, di uno strumento come la Puglia Film Commission per le sue politiche di sviluppo, ha deciso con una legge regionale di prevedere l'istituzione, appunto, di una struttura che ha preso il nome di Apulia Film Commission. Come è strutturata Apulia Film Commission? È una fondazione ed è una fondazione di partecipazione alla quale aderiscono gli enti locali regionali, cioè la regione che l'ha istituita ed è una sorta di socio di maggioranza, diciamo così, le province pugliesi, non tutte, e dopo vedremo quali, e una serie abbastanza nutrita di comuni. Perché sottolineo questo fatto, cioè come posso dire, della natura partecipativa della Film Commission? Perché in realtà questo, diciamo, è un carattere che è un elemento che differenzia l'esperienza pugliese da quella di tante esperienze sia nazionali che internazionali, perché qui c'è stato un processo di condivisione da parte di livelli istituzionali diversi verso un obiettivo che era nell'immediato, diciamo, un intervento a favore, a sostegno dell'audiovisivo, ma più in generale, diciamo, era un intervento invece di sostegno allo sviluppo del territorio. Infatti, diciamo, l'esperienza pugliese si caratterizza proprio per questa sua specificità, per questa sua natura. Ora, detto questo, vorrei esaminare, diciamo, un po' più da vicino quali sono gli strumenti attraverso cui la Puglia Film Commission
articola le sue politiche di sostegno al settore dell'audiovisivo. Sono diversi, perché naturalmente diverso e variegato è il mondo del cinema, per cui naturalmente diversi devono essere gli strumenti con cui le politiche si esplicano. Innanzitutto la Film Commission si è data una serie di fondi, cioè ha messo a disposizione del mondo della produzione una serie di fondi, che sono i fondi di sostegno, sono risorse che sono indirizzate appunto alla produzione cinematografica e audiovisiva. Nell'arco degli anni la Film Commission ha modificato questi strumenti cercando di adeguarli il più possibile a quelle che, diciamo, sono le esigenze della produzione cinematografica e nello stesso tempo a quelle che sono anche le esigenze di sviluppo del territorio, perché comunque, non dimentichiamolo, lo ribadisco, cioè queste risorse, questi fondi, se da un lato puntano a sostenere l'industria dell'audiovisivo, dall'altro, naturalmente, non bisogna mai dimenticarlo, sono strumenti orientati, diciamo, a utilizzare le produzioni cinematografiche per le esigenze di sviluppo locale dei territori. Quindi bisogna tenere sempre, diciamo, questa doppia focale, diciamo, questo sguardo un po' trasversale, diciamo, rispetto alle cose. Naturalmente è nella natura stessa, diciamo, di strumenti come le Film Commission quella di agire su un doppio livello, appunto da un lato il sostegno, come dicevamo prima, all'industria dell'audiovisivo, quindi alle produzioni, quindi agli autori, eccetera, e dall'altro appunto a quelle che sono le esigenze di sviluppo del territorio. Parlavamo appunto di questi fondi. Intanto c'è un fondo che si chiama National Film Fund ed è orientato alle produzioni nazionali. Ma naturalmente, come vi ho detto prima, nel momento in cui si parla di produzione cinematografica in Italia si parla di cose diversissime. Come voi sapete, il cinema non è soltanto il cinema che noi vediamo nelle sale. Il cinema è fatto di formati differenti, di linguaggi differenti, e anche, diciamo, il mondo della produzione cinematografica si struttura con gradualità molto differenti. Un conto è se noi parliamo di cortometraggio, un conto è se noi parliamo di documentario, un conto è se noi parliamo di fiction, un conto è se parliamo di produzioni di tipo televisivo. Quindi, diciamo, lo strumento del National Film Fund, che la Film Commission si è dato, punta diciamo, a dare delle risposte ad un universo della produzione cinematografica che è un universo molto diversificato, un universo plurale, per cui il fondo, diciamo, è strutturato per rispondere a queste esigenze, che sono esigenze appunto molto diversificate. Per cui un settore del fondo è dedicato ai cortometraggi, un altro è dedicato ai documentari e un altro ancora è dedicato ai lungometraggi. Quindi è importante, diciamo, capire questa articolazione, perché attraverso questa articolazione si comprende anche come diversificato è l'universo del cinema in Italia. Naturalmente, cioè mi rendo conto, diciamo, vi pregherei, se dico cose che non sono diciamo, direttamente comprensibili, di interrompermi e magari cerchiamo anche di andare a fondo a quelle che sono queste questioni qui attraverso, diciamo, un confronto e un dialogo con voi. Faccio una domanda. Quando parlo di documentario penso che capite bene a cosa mi riferisco. Se parlo di cortometraggio capite bene a cosa mi riferisco. Se parlo di lungometraggio lo stesso. Cioè, voglio dire, è importante, diciamo,
capire diciamo, questa diversa realtà del cinema per poter entrare poi, diciamo, e comprendere bene come funziona uno strumento come la Film Commission. Scusa. Vi faccio una domanda. Avete mai visto un film girato in Puglia? Qual è stato l'ultimo film che avete visto girato in Puglia? Prefetto di Ferri. Prefetto di Ferri. O anche fiction documentari. Benissimo. Voi avete già citato due, diciamo... Quindi stiamo parlando da una parte di serie televisive e dall'altra di un lungometraggio. Non so, per esempio, documentari girati nella nostra regione. Proprio sabato scorso, se non sbaglio, Linea Blu hanno mostrato un documentario su Gallipoli. Linea Verde, Santo Cesare, sì. E qualche film realizzato da autori pugliesi, per esempio, l'avete mai visto? Checco Zalone. Però questo, Checco Zalone, per esempio, è un film, un successo straordinario, ma non è finanziato, non è sostenuto da Puglia Film Commission. Potrei dire che Checco Zalone non ha bisogno di essere finanziato da nessuno, voglio dire, si finanzia da solo attraverso il botteghino e è molto bene. Videoclip pure, non so se è la stessa cosa, però sono di inserire la regione Puglia, non so se riguarda anche la Film Commission. Videoclip di Antonacci, quello di Chiara. Benissimo. Allora, giustamente, ecco, una cosa che avevo dimenticato di dire, Puglia Film Commission finanzia anche i videoclip. Vi faccio un'altra domanda. Secondo voi, il cinema, nelle sue diverse forme che stiamo vedendo, può avere una funzione nelle strategie di sviluppo, diciamo, che un territorio si può dare? Sulla base anche delle cose che avete studiato nei giorni scorsi, diciamo, delle altre lezioni che avete seguito sull'articolazione dei fondi strutturali, sui programmi europei della cultura, mi pare che avete anche fatto degli incontri su Creative Europe, sul nuovo bando europeo, eccetera. Ora, secondo la domanda che voglio fare è questa qui. Rispetto a quello, al concetto di sviluppo che avete affrontato affrontando le tematiche dei fondi europei, dei fondi strutturali, dei programmi europei, eccetera. Il cinema può avere un ruolo, diciamo, all'interno di queste politiche? Come può esserlo, però se parte di più spazio. Vogliamo, per quel poco che ne posso capire, forse più se parte dal territorio in primis, diciamo, e non tanto dagli autori. Cioè, mi spiego, no, in breve, cioè, ci sono stati parecchi film, per dire, fatti in Puglia anche in passato, che però non si sapeva che venissero fatti in Puglia, oppure, che ne so, che magari non veniva molto dato peso al luogo in cui veniva, diciamo, girato, insomma, no? Per esempio, io dopo tanti anni ho scoperto che io Speriamo che me la cavo è stato girato soprattutto in Puglia, sì. Tra Taranto e le ferrovie del sud-est, insomma. E quella è stata una scelta, da quello che sempre che ho sentito, diciamo, più, diciamo, a livello di costi organizzativi, non tanto per promuovere, che ne so, Taranto o le ferrovie del sud-est in questo caso. Quindi, diciamo, si rischierebbe, come posso dire, quell'effetto là, diciamo, di far sì che i luoghi in cui viene girato diventassero i classici non luoghi, cioè non venissero vissuti, ma ci fosse quell'effetto per cui uno va solo perché lì è stato girato il film e non perché, che ne so, in Salento, a Nardò, piuttosto che in altri territori ci sono, diciamo, tante realtà che dovrebbero essere, diciamo, più pubblicizzate. Quindi tu dici, il cinema può dare un contributo allo sviluppo, ma soltanto se i film
denunciano chiaramente diciamo, i luoghi in cui vengono girati, se si conoscono i luoghi in cui vengono girati. Questa è la tua... Cioè, se si conoscono e se vengono anche, diciamo, pubblicizzati oppure valorizzati nel modo giusto. Cioè, secondo me dovrebbe, forse, se fosse più qualcosa come se un territorio si propone al regista, forse, e non tanto il regista magari che va in Salento solo perché è una scelta sua per altri motivi. Cioè, si, come posso dire, per fare una battuta, forse si rischierebbe l'effetto, diciamo, mulino bianco, insomma, no? Nel senso che molti pensano che in Toscana c'è il mulino bianco e magari alla fine è soltanto un cartongesso in mezzo a una campagna che forse neanche esiste. Voi come la pensate? Ovviamente una battuta, ma non... Per quel poco che ne so di cinema. In un certo senso ha anche un po' ragione, anche se secondo me spesso o vengono informati o si informano, cioè dipende un pochettino dall'audience. Per esempio, non so se cioè, mi è stato detto, insomma, che dal punto di vista di percentuali, per esempio, di americani che sono venuti in Italia è aumentato dopo che ci siano stati, cioè in Italia, in Puglia, è aumentata dopo che hanno fatto praticamente le... Mine vaganti. No, Beautiful. Ah, Beautiful. Sì, e quindi sì, anche perché mi è stato detto, anche perché non segue la serie TV, che il simbolo della regione Puglia, nonché Film Commission, sono usciti tutti i logo praticamente, che avranno probabilmente incuriosito alcuni, oppure si sono informati, anche perché si diceva continuamente anche nel film che è l'Italia, non so se hanno detto esattamente il nome della città, insomma... eccetera. Però da un certo punto di vista può essere vero quello che dice Marco, perché la gente magari non ci fa caso, può essere un posto di mare o della Sardegna, del Salento, della Sicilia, non cambia poco, e quindi il senso della promozione anche del nostro territorio poi viene a mancare. Quindi voi dite è importante che nel momento in cui si gira un film sia chiaro che diciamo, quel film è stato girato in quel determinato posto, in quella determinata regione, eccetera. Altrimenti l'effetto, diciamo, di promozione del territorio sarebbe nullo, mi sembra di capire. Se viene finanziato dalla Puglia, secondo me, da qualche parte, oltre ai titoli di coda, dovrebbe essere scritto, insomma, o comunque detto, o in qualche modo inserito, anche, si sa, insomma, sono tante le tecniche, credo, per poter far capire il territorio in cui si trovano i personaggi, per esempio, di un film. Credo che sia forse anche previsto. Prego. No, in realtà non ho granché da aggiungere, perché sono allora, vi faccio un esempio. Più che d'accordo. L'anno scorso la Puglia Film Commission ha sostenuto un film di Daniel Cipri, che si chiama Stato il figlio, che il film è stato girato a Brindisi, però raccontava una storia siciliana. Quindi, diciamo, rispetto a quello che avete detto voi, questo non avrebbe nessunissimo effetto, diciamo, dal punto di vista della promozione del territorio. Però comunque è stato un film importante che ha portato la Puglia cinematografica a Venezia, perché il film è stato selezionato per il Festival del Cinema di Venezia. Allora, mi chiedo, secondo voi un film, diciamo, d'autore, che comunque dà la possibilità alla nostra regione di, o alla Film Commission che l'ha promosso, insomma, di essere presente in una rassegna importante quale quella di Venezia. Cioè non ha nessunissimo, come posso dire, nessunissimo effetto sul piano della promozione del territorio. Cioè, quindi potrebbe anche la Film Commission decidere di non finanziare, o avrebbe fatto meglio la Film Commission non finanziare, per esempio, una produzione di questo tipo. Domanda. La risposta è no, giustamente. Non saprei spiegare adesso come, perché sicuramente è meglio comunque apparire, perché comunque, anche se nel film si dice magari che quella è Sicilia, magari
lo si sa comunque dove è stato fatto, appunto perché poi c'è il backstage, credo che c'è il backstage, c'è tutto il retroscena, quindi il fatto che sia stato premiato, probabilmente sono stati anche invitati gli esponenti della Film Commission o della Regione Puglia, eccetera, quindi in qualche modo fuoriesce lo stesso, quindi se non è fatto all'interno del film, magari attraverso la comunicazione di massa, quindi in qualche modo deve arrivare, però non so poi da quando, cioè, no, vabbè. Sì. No, vi ho fatto questo esempio non a caso, perché voglio introdurre un altro elemento, diciamo, nel nostro confronto di questa mattina. Cioè, in realtà dai vostri interventi emerge sostanzialmente una considerazione di questo tipo. Il film serve allo sviluppo se diventa un elemento, diciamo, di attrazione turistica per il territorio, se costituisce un elemento di valorizzazione del territorio. Perché questo accada è necessario che nei film sia chiaro che quel paesaggio, quel panorama appartiene alla regione, appartiene a quel comune, se quella spiaggia è la spiaggia degli Alimini piuttosto che, altrimenti non ha un effetto, diciamo, trainante sullo sviluppo, diciamo così. Ma e questo, diciamo, questa vostra posizione risponderebbe a, diciamo, ad un intervento di questo tipo che la Puglia Film Commission ha fatto, una guida per il cineturismo, cioè una sorta, diciamo, di album di tutte le produzioni cinematografiche, che sono quelle più importanti, le grandi produzioni, i grandi film, che sono stati realizzati in Puglia, con i territori in cui sono state realizzate, con le indicazioni dei luoghi in cui sono state fatte le riprese, e questo si chiama cineturismo, sostanzialmente, quello di cui stiamo parlando fino adesso. Però quello che voglio farvi, quello che voglio chiarirvi è anche questo. Il cinema, diciamo, va anche al di là di questa dimensione, diciamo, di promozione del territorio, o meglio, ha, come devo dire, un ruolo che non è così immediatamente percepibile e che è quello che ha a che fare più, diciamo, con il cinema come industria, no? Cioè, nel senso che un film non è soltanto quello che noi vediamo sugli schermi, ma è, diciamo, mesi e mesi di lavorazione sui territori. Allora, chi lavora all'interno delle produzioni cinematografiche? Lavorano tantissime professionalità, tantissime maestranze, con livelli molto differenti. Adesso dico dei termini che non so quanto a voi sono familiari, ma comunque per intenderci, da lavori più umili, per così dire, a lavori anche più, come devo dire, più alti, diciamo così. Cioè i protagonisti del film, quello che poi appunto vediamo sugli schermi, ma anche lavorano sarti, falegnami, attrezzisti, diciamo, mestieri più vari contribuiscono alla realizzazione di un film. Allora, questa gente che viene coinvolta nelle produzioni cinematografiche è gente, diciamo, che vive qui, sono pugliesi. Cioè, molte delle maestranze che sono impegnate nei film, al di là degli interpreti principali, e a volte anche quelli, comunque sono manodopera, passatemi questo termine, è manodopera locale. Quindi voi capite che un film ha una dimensione, diciamo, economica, di ricaduta sul territorio, che non è soltanto commisurabile con la notorietà, diciamo, dei luoghi in cui viene girato, ma ha a che fare con l'economia vera, diciamo, di quei ruoli, cioè, interessa, cioè, diciamo, un aspetto dell'economia che è quella meno visibile, ma che incide comunque, diciamo, nella crescita economica dei territori. Perché? E questa è una delle politiche, diciamo, che la Puglia Film Commission sta portando avanti, cioè quella, cioè, di valorizzare le maestranze locali affinché le produzioni che arrivano in Puglia utilizzino il personale locale anziché far arrivare insieme appunto alle truppe, insieme alle produzioni,
professionalità da fuori. Questo naturalmente è un elemento che incide profondamente nella crescita economica del territorio e di cui non si può assolutamente non tenere conto. Cioè, non so che cosa pensate rispetto a questo. Cioè, nella considerazione che facevate prima, sicuramente era un aspetto questo che sfuggiva. Quindi, come vedete, al di là degli aspetti, diciamo, di traino dell'immagine del territorio, il cinema ormai, anche per territori, diciamo, marginali, diciamo così, rispetto a quella che è la grande industria del cinema, no? Cioè, costituisce un elemento, diciamo, di crescita del territorio attraverso la creazione di opportunità di tipo occupazionale che via via si fanno sempre più importanti. È chiaro che questa politica naturalmente deve essere sostenuta, questa strategia, diciamo, deve essere sostenuta anche da una politica di formazione delle maestranze, del personale, perché naturalmente le produzioni, diciamo, cinematografiche nazionali e internazionali sceglieranno di utilizzare il personale del luogo se naturalmente troveranno nei territori personale con una formazione adeguata alle loro esigenze. Quindi capite bene come diciamo, il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento sul cinema si innesca profondamente su altre politiche di sviluppo che sono quelle appunto legate alla formazione professionale, per esempio. E quindi capite che quando parliamo, diciamo, del cinema come strumento di sviluppo, parliamo di una realtà molto più complessa che è quella appunto esclusivamente legata al turismo. Noi abbiamo commissionato ad un istituto qualificato in economia dei media, abbiamo commissionato un'indagine sugli impatti economici delle produzioni cinematografiche sui territori, in particolare naturalmente sul nostro. Adesso, senza entrare nel dettaglio, diciamo, di questa indagine, per esempio è venuto fuori che per ogni euro che la Puglia investe nelle produzioni cinematografiche c'è una ricaduta sul territorio, una ricaduta diretta sul territorio di 6 euro. Cioè per ogni euro che la Puglia Film Commission, in questo caso, mette nella produzione di un film, la ricaduta diretta sul territorio è di 6 euro. Che cosa significa questo? Cioè, significa che c'è un valore, diciamo, economico legato alla produzione del cinema altissimo, perché se voi pensate appunto che per ogni euro investito ne ritornano 6, in che senso ne ritornano? Quando dico direttamente intendo dire che la produzione cinematografica per ogni euro che riceve ne spende 6 sul territorio, significa che queste risorse vanno sostanzialmente a pagare appunto le maestranze locali, vanno a pagare alberghi locali, vanno a pagare ristoranti, vanno a pagare, cioè, una serie di forniture, di servizi, eccetera, che comunque diciamo, fanno economia, diciamo, no? Contribuiscono appunto alla crescita economica del territorio. Per sostenere questo tipo, diciamo, di intervento, la Puglia Film Commission si è data anche qui una serie di strumenti. Prima abbiamo visto appunto il funzionamento appunto del Fondo Nazionale, del National Film Fund, ma ci sono una serie di altri strumenti che intervengono per favorire, diciamo, questo aspetto più legato, diciamo, all'economia vera, diciamo, del posto, all'economia fatta appunto di cose concrete. E in particolare c'è un altro fondo che la Film Commission si è data e che risponde appunto a questa esigenza delle produzioni, che si chiama Hospitality Film Fund, ed è un fondo che diciamo, è orientato a sostenere
le spese di ospitalità che le produzioni cinematografiche hanno quando vengono in Puglia. E come vi dicevo prima, è un altro dei, diciamo, degli strumenti che la Film Commission si è dato per rispondere a quelle che sono le esigenze, diciamo, delle produzioni cinematografiche. Ma naturalmente non si limita qui l'intervento o il ruolo, diciamo, che la Film Commission può avere rispetto a quelle che sono le esigenze di sviluppo del territorio. Adesso dico una cosa che magari potrà apparire inusuale rispetto al tipo di, diciamo, di incontri che avete avuto nei giorni scorsi, più orientati appunto sul discorso dello sviluppo inteso in termini proprio economici. Io credo che l'intervento a favore del cinema abbia comunque delle ricadute sul territorio, non soltanto per quello che può essere calcolato in termini di ricadute sul territorio, ma per il valore culturale che il cinema ha. Spesso non viene considerato questo aspetto, è quello che si chiama capitale sociale, no? Che si genera appunto da un intervento di questo tipo. Cioè, io credo che la preoccupazione, diciamo, che un ente pubblico, che sia la regione, che sia una provincia, che sia comunque un'istituzione pubblica, rispetto appunto ad un settore come quello dell'audiovisivo, non può essere soltanto limitato a quello che si calcola in termini di ricaduta strettamente economica. Cioè, io credo che il cinema, l'audiovisivo, vada finanziato non soltanto per quei 6 euro che ritornano sul territorio per ogni euro che noi investiamo, ma il cinema e l'audiovisivo vada finanziato per il capitale sociale che genera comunque l'intervento culturale, che sembrerebbe, anzi non che sembrerebbe non potersi calcolare, ma che invece va calcolato forse su periodi più lunghi, diciamo, e con parametri che sono naturalmente differenti da quelli dell'indagine economica orientata strettamente appunto sulla ricaduta direttamente misurabile. Poi, se vogliamo, anche quella in termini turistici non è direttamente misurabile, cioè nel senso che noi possiamo dedurre che, siccome appunto negli ultimi 5 anni, uso un parametro molto ristretto, il turismo in Puglia ha avuto un'impennata, e siccome la Puglia Film Commission opera, diciamo, da 7 anni, allora è immaginabile che, diciamo, le politiche di sostegno all'audiovisivo abbiano inciso sui risultati anche di tipo turistico. Ma questo non è allo stato, diciamo, non è calcolabile, è difficilmente calcolabile. Ma se questo vale per il turismo, perché non può valere sull'importanza dell'audiovisivo in termini culturali e sul capitale sociale che l'intervento a favore dell'audiovisivo può generare? È una domanda questa, che come prima rivolgo anche a voi. Cioè, vorrei adesso che ci confrontassimo, così come prima abbiamo visto, diciamo, questo altro aspetto, vorrei capire cosa pensate voi rispetto a questa mia affermazione. Cioè, secondo voi è giusto finanziare l'audiovisivo soltanto per le cose che abbiamo detto prima, cioè sull'impatto diretto in termini economici, su quanto genera a livello di economia reale, di camere d'albergo in più, di incremento del turismo o di quanti pasti in più si fanno nell'arco dell'anno, o comunque voi pensate che, come me, quindi questa è la mia posizione naturalmente, c'è un valore, diciamo, calcolabile soltanto in termini di capitale sociale che si genera, diciamo, e per cui il film, il cinema va finanziato anche per questo capitale che genera. Cosa pensate? Prego. Ah, scusami. No, vabbè, io le do pienamente ragione, nel senso, lo condivido anche io questa posizione, anche
dal punto di vista, per esempio, non so se rientra più nello sviluppo economico o sviluppo umano, diciamo, sociale, per esempio anche la formazione che ricevono le persone, come dire, gli abitanti del luogo quando collaborano praticamente nella produzione del film. Ma credo che sia anche una forma di anche orgoglio del, come dire, della parte della popolazione che vede in un film nazionale, internazionale, nonché appunto americano, vedere il proprio territorio durante il film. Quindi sarebbe, cioè, come dire, è una forma di orgoglio, nonché anche di, come si può dire, rinascita, cioè, come dire, una rielaborazione di quello che si pensa del territorio, anche in senso che spesso noi italiani tendiamo a essere contro l'Italia, a vedere l'Italia come una sorta, cioè vederlo in modo più dispregiativo, nonché anche la Puglia. Quindi magari un film sul territorio potrebbe anche risollevare le opinioni che noi stessi abbiamo sulla Puglia, nonché anche il resto d'Italia, per esempio. Altri interventi? Vabbè, visto che mi ha passato il microfono alla fine, penso che sia lo stesso discorso, diciamo, che abbiamo un pochino affrontato prima, diciamo, con la domanda precedente. Penso che sempre si potrebbe, diciamo, avere un ritorno anche in capitale sociale se appunto parte di più dal territorio e dalla valorizzazione, non diciamo da un discorso che parte da fuori, nel senso come una scelta della produzione, ma da una scelta appunto più del territorio in cui si decide di girare un film. Non so se forse ho reso più o meno quello che volevo dire. Sì, sì, no, è chiaro quello che ha detto. Volevo sapere se c'erano altre. Io più che formazione, sì, comunque dell'esperienza delle persone, cioè, più che formazione volevo parlare di esperienza, quindi un valore umano che le persone hanno mentre collaborano con una produzione, con un set, come dire, non so come chiamarli, con dei collaboratori, insomma, internazionali, nonché anche una creazione di opportunità ulteriori. Sì, in realtà, se ho capito bene, quello che tu dici, che vuoi dire, che voi dite è questo, cioè voi dite comunque l'esperienza della produzione cinematografica nei territori ha un valore, se così si può dire, di animazione sociale, per le relazioni, diciamo, che genera, per le opportunità che crea. E questo è sicuramente vero, lo abbiamo visto, lo vediamo continuamente, appunto, quando abbiamo l'occasione di assistere, appunto, quando ci sono le riprese sui territori, a Lecce piuttosto che in altre realtà in Puglia. Però volevo, diciamo, aprire anche un'altra finestra rispetto a questo ragionamento che stiamo facendo, perché noi abbiamo fino a questo momento esaminato, diciamo, l'audiovisivo per quanto riguarda la parte relativa alle produzioni che arrivano nella nostra regione, che scelgono di venire nella nostra regione e di girare qui i film, piuttosto che i documentari, piuttosto che le serie televisive, eccetera. Però c'è anche, lo dicevo all'inizio, c'è anche un'altra faccia della medaglia che riguarda il cinema pugliese, cioè il cinema degli autori pugliesi. E rispetto a questo voglio aprire una piccola parentesi, nel senso che da questo punto di vista la Puglia Film Commission, ce ne sono anche altre in Italia, ma soltanto in Italia, credo, perché
In realtà, come dicevo prima, l'esperienza anglosassone della Field Commission si limita sostanzialmente a questi aspetti che abbiamo visto adesso, cioè sostenere il cinema come diciamo, strumento di sviluppo del territorio e attrarre, cioè questo è il ruolo sostanzialmente delle Field Commission classiche, attrarre le grandi produzioni sui territori per la forza che queste hanno di promuovere il territorio. In realtà la Field Commission diciamo, fa altro, insieme a questo fa altro, ed è questo altro è sostanzialmente una politica di sostegno orientata, tutta orientata, verso gli autori locali. Ma questa, diciamo, questa scelta scaturisce anche intanto da una specificità della nostra regione che sempre ha avuto diciamo, una ricchezza di autori cinematografici, registi, eccetera. E soprattutto diciamo, scaturisce anche da un'altra considerazione che almeno negli ultimi 30 anni l'industria del cinema ha subito, è stata investita diciamo, da un processo di decentramento per cui un ruolo importante nel cinema lo vanno assumendo sempre di più i territori. Questo anche in termini di contenuti, cioè, l'esperienza italiana è emblematica da questo punto di vista. In Italia, fino agli anni 80 si può dire, il cinema era Cinecittà sostanzialmente, l'industria del cinema era concentrata a Roma e fuori Roma esistevano veramente pochissime diciamo, esperienze. Questo processo di decentramento dell'industria cinematografica, sostenuta, incoraggiata anche diciamo, dalle nuove tecnologie, ha fatto sì che fare cinema non fosse così difficile come lo era fino a quegli anni. Oggi si può fare cinema, è chiaro che faccio degli esempi paradossali, ma oggi si può fare cinema anche con uno smartphone, cioè si possono raccontare storie anche si possono riprendere e raccontare storie anche con uno smartphone. Quindi questo processo di semplificazione ha favorito il decentramento dell'industria cinematografica, che è stato incoraggiato anche questo decentramento dalla disponibilità di maggiori risorse da parte dei territori e dalla progressiva diminuzione delle risorse centrali da parte dello Stato centrale. Quindi questo fenomeno diciamo, ha fatto sì che sui territori, e la Puglia è stata una diciamo, che ha espresso molto in questo, maturassero anche diciamo, delle esperienze autoriali come devo dire, di rilievo. E quindi la Puglia Film Commission, come altri in Italia, ha ritenuto giusto che il proprio ruolo, accompagnato naturalmente anche dalle decisioni della regione in questo senso, il proprio ruolo fosse anche quello di sostenere gli autori locali. E questo diciamo, è un elemento in più che stiamo aggiungendo rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento con riferimento al ruolo delle Film Commission. Io farei a questo punto, prima di introdurre questo argomento e di vedere appunto quali sono poi le politiche che la Field Commission ha sviluppato rispetto a questo segmento, farei una pausa, siete d'accordo? Vorrei 5 minuti di pausa e poi riprendiamo, va bene? Allora, come stavamo dicendo, rientra nelle finalità diciamo, di Apulia Film Commission anche il sostegno verso quelle esperienze autoriali locali che hanno dimostrato come posso dire, di sapersi in qualche modo farsi strada in questo settore non facile del cinema e dell'audiovisivo.
Vorrei parlarvi stamattina di due strumenti in particolare, di cui uno direttamente orientato, diciamo, verso gli autori locali, con particolare riferimento ai giovani autori locali. È un progetto che si è svolto per alcuni anni e è adesso in stand-by, ma contiamo in qualche modo, la Puglia Film Commission conta in qualche modo di riprenderlo, seppure rivisitandolo. E questo progetto si chiama Progetto Memoria ed è un fondo orientato verso i registi, gli autori under 30. E poi c'è un altro strumento, diciamo, che non è rivolto direttamente agli autori locali, ma comunque è uno strumento di carattere internazionale che si chiama Puglia Experience, che però riserva una quota, diciamo, dei partecipanti alla realtà regionale. Apparentemente questi due strumenti non hanno nessuna relazione l'uno con l'altro, ma rientrano però entrambi all'interno, diciamo, di un'unica strategia, di un'unica visione, in qualche modo, diciamo, della parte autoriale del cinema, che questa visione si basa sostanzialmente su questa considerazione che in qualche modo il cinema si impara facendolo. E quindi sia Progetto Memoria che sia Puglia Experience in qualche modo favoriscono l'esperienza diretta dei giovani autori. Progetto Memoria per quanto riguarda proprio la produzione, e Puglia Experience per quanto riguarda invece la dimensione più legata alla scrittura, diciamo, quindi alla sceneggiatura. Come è funzionato il progetto Memoria? Il suo funzionamento scaturiva sostanzialmente da quella che era una considerazione sulla realtà regionale, fatta appunto di tantissimi autori, bravi anche, rispetto ai quali il progetto Memoria metteva a disposizione, spero metterà anche a disposizione delle risorse, in particolare, se non ricordo male, era un budget diciamo complessivo di 30.000 euro per la produzione di un documentario su tematiche che però erano dettate da Puglia Film Commission. E lì l'obiettivo era da un lato appunto sostenere gli autori attraverso un incentivo, diciamo, attraverso il finanziamento del loro progetto, ma dall'altro dotarsi anche di una sorta di archivio di contenuti, diciamo, legato in qualche modo alla storia della nostra regione, agli eventi salienti, ai personaggi più importanti della nostra regione. Per cui questo era, ecco perché Progetto Memoria, perché comunque i contenuti erano orientati appunto a costruire una sorta di archivio della memoria degli eventi più importanti e di personaggi particolari della nostra regione, per cui i giovani erano chiamati attraverso un bando a presentare dei progetti che riguardavano appunto questi aspetti che dicevo prima, e poi i progetti erano selezionati da una commissione di esperti e poi finanziati, e quindi, diciamo, questo ha dato la possibilità a un gruppo consistente di giovani pugliesi di realizzare, diciamo, i propri progetti, e nello stesso tempo ha dato la possibilità a noi di dotarci di un certo numero di prodotti audiovisivi legati in qualche modo ad alcuni aspetti della storia dei luoghi e dei personaggi della nostra regione. E questo è, diciamo, il primo punto. L'altro riguarda appunto quest'altra esperienza che si chiama appunto quest'altra iniziativa che si chiama Puglia Experience, che invece
Insiste anche sulla vocazione internazionale, se così si può dire, la nostra regione. Guarda al Mediterraneo, guarda al mondo, anzi, perché è un'esperienza, diciamo, un'occasione di formazione di altissimo livello, offerta appunto a giovani che si avvicinano all'esperienza dell'audiovisivo da un aspetto particolare che è quello appunto della scrittura. In realtà anche qui, diciamo, l'approccio è sempre duplice, no? Se da un lato l'obiettivo di Puglia Experience era quello di fornire gli strumenti a dei giovani autori, strumenti del mestiere, dall'altro canto c'era anche questa esigenza di valorizzare, diciamo, la regione, perché questo progetto era pensato come un progetto itinerante, e cioè i giovani selezionati sotto la guida di personalità importantissime del mondo del cinema nelle diverse edizioni, diversi anni, in realtà svolgevano il loro periodo, diciamo, di formazione in Puglia in maniera itinerante, cioè viaggiavano nella regione con occasioni che venivano appunto predeterminate, e in qualche modo la Puglia stessa, diciamo, il territorio stesso diventava in qualche modo fonte della loro ispirazione, diciamo così, e quindi questo processo formativo era in qualche modo legato ai luoghi stessi, diciamo, alle esperienze stesse del vivere la nostra regione per un certo periodo sotto una guida appunto importante, insomma. E qui il risultato era meno, in questa seconda, diciamo, esperienza, il risultato era meno diretto, perché e soprattutto non era neanche certo, però voglio dire, comunque dal nostro punto di vista, diciamo, i risultati sono stati soddisfacenti anche per quanto riguarda Puglia Experience, perché in qualche modo lì in fondo noi non offrivamo altro che un'occasione, diciamo, rara, se così posso dire, di altissima formazione per un gruppo di giovani provenienti da tutto il mondo, e all'interno di questo gruppo appunto ci dava la possibilità anche a dei giovani pugliesi di vivere questa esperienza di confronto, in fondo di dialogo, di scambio di esperienza con in questo contesto, diciamo, internazionale, per cui lì gli esiti sono meno calcolabili, i risultati sono meno calcolabili, ma in fondo non sempre l'esito appunto di un intervento pubblico deve essere per forza immediatamente calcolabile. Cioè, certe volte si semina e poi il raccolto arriva anche molto, molto dopo. Ripeto, due approcci differenti, Progetto Memoria e Puglia Experience, ma all'interno appunto della stessa strategia, della stessa visione, diciamo, del cinema o dell'audiovisivo. Una visione che in fondo può essere sintetizzata con una grande fiducia rivolta proprio ai giovani autori, perché in qualche modo noi crediamo, diciamo, che abbiamo forse l'ambizione, diciamo, di stare contribuendo con la nostra attività a costruire, diciamo, un pezzetto di quello che il cinema, sia esso industria, sia esso cultura, eccetera, il cinema, con la C maiuscola, sarà nei prossimi anni. E la certezza che abbiamo è che in questa storia, diciamo, di un cinema nuovo, i giovani avranno un ruolo decisivo, un ruolo fondamentale, per una serie di motivi, diciamo, che non sto qui adesso ad elencare, ma che possono essere i più vari, da una sensibilità nuova di cui sono portatori, cioè chi è nato, diciamo, nell'epoca digitale, per forza di cose ha una cultura e una sensibilità differente, e il cinema in qualche modo è
per definizione, già quando è nato, era in qualche modo parte dell'avvenire, in qualche modo, no? E questo cinema del futuro, rispetto al quale abbiamo l'ambizione di stare contribuendo a formare, io credo che appunto il ruolo dei giovani sarà sempre un ruolo più importante. E se noi attraverso questi strumenti riusciamo in qualche modo ad aprire le opportunità per i giovani pugliesi, diciamo, ad avvicinarsi al cinema senza l'obbligo di andare via da questa terra come è stato, diciamo, fino ad oggi, in qualche modo stiamo assolvendo, diciamo, alla funzione per cui la Film Commission è nata. Cioè, mi piacerebbe anche, diciamo, sempre in questa, come posso dire, in questa strategia di cui parlavo prima, inserire anche un altro elemento che non è strettamente rivolto, diciamo, alla produzione cinematografica e alla sua formazione, diciamo, ai suoi processi formativi, ma è un approccio un po' più trasversale che riguarda in qualche modo la promozione della cultura cinematografica, con particolare riferimento a quella parte di cinema, diciamo, che non viene visto, che spesso viene prodotto e che in Italia, per come è strutturato il sistema della distribuzione in Italia, non si dà possibilità, diciamo, a una fetta importante ad una percentuale importante del cinema di non arrivare nelle sale e quindi di non essere vista. E di cosa sto parlando? Sto parlando di due iniziative, diciamo, di Apulia Film Commission, no? Che non avrebbero, diciamo, nessuna attinenza diretta con quello che ho detto prima, no? Con i processi formativi, con il sostegno agli autori, eccetera, ma che comunque, secondo me, invece incidono profondamente sulla costruzione, diciamo, di una cultura dell'immagine, e indirettamente incidono anche, diciamo, sulla creazione di una sensibilità verso, appunto, il mondo delle immagini e l'arte cinematografica, che poi può nel tempo tradursi anche, diciamo, in un avvicinamento verso, appunto, il mondo del cinema, intesa anche come possibilità espressiva, diciamo, per i giovani. E mi riferisco da un lato al circuito d'autore e da un altro ad una iniziativa più recente, che è un fondo messo a disposizione dell'associazionismo culturale, che è rivolto alla promozione della cultura cinematografica attraverso una serie di progetti, il finanziamento di una serie di progetti da sviluppare all'interno delle due strutture dei cineporti di Bari e di Lecce. Intanto, parentesi, sapete cosa sono i cineporti? Allora, ad un certo punto della storia, diciamo, di Apulia Film Commission, abbiamo capito che in qualche modo, al di là del sostegno economico, diciamo, previsto dai fondi verso le produzioni cinematografiche, era necessario immaginare dei poli che potessero garantire alle produzioni cinematografiche anche una serie di servizi reali. Cioè, la considerazione che abbiamo fatto era questa, che in questa strategia, diciamo, di una Puglia ospitale verso il cinema, di una Puglia accogliente verso il cinema, era necessario che fisicamente ci fossero delle strutture individuate come una sorta di casa, diciamo, per le produzioni che arrivavano nella nostra regione, con questa, quindi, sostanzialmente dei centri di servizio rivolti, appunto, alle produzioni cinematografiche. Con questa visione delle cose abbiamo ad un certo punto immaginato e poi realizzato
due strutture a cui abbiamo dato nome appunto di Cineporto per, come devo dire, per, perché Cineporto? Perché, intanto perché ci piaceva, diciamo, questo concetto del porto inteso, diciamo, come qualcosa che accoglie, no? Cioè come l'approdo, diciamo, per chi viveva in qualche modo l'avventura del cinema. E quindi abbiamo effettivamente realizzato a Bari, presso la Fiera del Levante, e poi a Lecce, presso una struttura messa a disposizione dalla provincia di Lecce, adiacente alle manifatture CNOS, che forse conoscete, due sostanzialmente centri, inizialmente, insomma, due centri di servizi rivolti alle produzioni cinematografiche, strutture dove le produzioni che arrivavano in Puglia e che dovevano magari girare qui potessero trovare i loro uffici, potessero trovare la possibilità, diciamo, di parcheggiare i mezzi, di pianificare poi le riprese, di fare il casting, cioè diciamo, delle proprie e vere strutture di servizio alla produzione. In realtà, con il tempo, abbiamo capito che in qualche modo queste strutture potevano diventare anche delle, come posso dire, centri non soltanto, diciamo, per di servizi rivolti alla produzione, ma potevano diventare la sede dove avviare una serie di iniziative di promozione della cultura cinematografica, intesa non soltanto come l'organizzazione di rassegne cinematografiche, ma dove luoghi dove i giovani appunto potessero incontrare i protagonisti del mondo del cinema, o ci potessero essere all'interno di queste strutture, nell'ambito di rapporti che poi abbiamo sviluppato anche con l'università, eccetera, opportunità di vedere appunto il cinema delle origini, o comunque, diciamo, occasioni di approfondimento sulla critica cinematografica, piuttosto che l'organizzazione di mostre o di mostre di fotografia, o comunque di video installazioni, comunque, diciamo, tutto quello che può rientrare in quel concetto vasto, ampio, diciamo, di cultura dell'immagine, no? E così è stato, cioè nel senso che così in realtà queste strutture hanno subito una sorta di evoluzione verso questa, diciamo, come posso dire, verso questa dimensione più di fruizione culturale, diciamo, di queste strutture di servizio rispetto al territorio, proprio ai giovani, all'associazionismo culturale, all'università, eccetera, sono diventati dei veri e propri cantieri, diciamo, di cultura cinematografica, tant'è che a un certo punto, e qui appunto vengo all'iniziativa di cui stiamo parlando, si è deciso di prevedere proprio un fondo rivolto all'associazionismo culturale del territorio regionale, della regione. È un fondo che sostanzialmente ha finanziato, c'è stata una prima edizione, ma ci sarà un'altra, i prossimi bandi usciranno a fine anno o i primi mesi dell'anno prossimo, rivolto proprio al finanziamento di progetti di cultura cinematografica. In particolare qui a Lecce, diciamo, sono due i progetti che sono stati, diciamo, finanziati. Uno è l'organizzazione di un piccolo festival dedicato ai giovani autori arabi, si chiama Yalla Shebab, non so se avete seguito presso le manifatture CNOS dove si è svolta la rassegna, ed un altro progetto che invece è lì appunto all'interno di questo festival, si è data la possibilità non soltanto di vedere, diciamo, molti film prodotti da giovani autori provenienti dal mondo arabo, medio orientale, eccetera, ma si è data anche la possibilità di, diciamo, partecipare a workshop, a incontri, eccetera, con i registi appunto che poi erano inseriti nella rassegna. Un altro progetto finanziato sempre con questo fondo riguarda invece l'organizzazione di una mostra dedicata ad Antonioni nei 100 anni della nascita, realizzata da Piero Lubelli, che è un fotografo di scena, un fotografo di cinema italiano, che ha deciso di venire a vivere qui a Lecce,
E il progetto è molto interessante perché accanto, diciamo, a questa mostra dedicata al regista Antonioni prevede anche l'allestimento di una piccola mostra dedicata ai suoi quadri e poi una serie di iniziative, diciamo, di incontri con alcuni dei protagonisti del cinema di Antonioni. Insomma, appunto, come vi dicevo, progetti che puntano, diciamo, ad approfondire la conoscenza, diciamo, di tutti gli aspetti del cinema, più in generale appunto la cultura dell'immagine, come dicevo prima. L'altro progetto, appunto, di cui volevo parlarvi è quello legato al circuito d'autore. Non so se avete mai sentito parlare del circuito d'autore. No, benissimo. Prima vi ho fatto una domanda, no? Che era quella, cioè quale film prodotto in Puglia avete visto, quale film di autori pugliesi avete visto. Ecco, la risposta, diciamo, che avete dato denuncia un fatto sostanzialmente, no? Cioè che molto del cinema che viene prodotto, che non sia quello, diciamo, delle grandi produzioni hollywoodiane o dei cinepanettoni o dei film, diciamo, di cassetta, tra virgolette, c'è molto del cinema definito d'autore, diciamo, per capirci. In realtà non ha, veramente uso questo termine, diciamo, consapevolmente, non ha diritto d'asilo all'interno, diciamo, del circuito nazionale di distribuzione del cinema, per una logica, diciamo, un po' aberrante di questo circuito, diciamo, del sistema di distribuzione nazionale del cinema, che lavora da un lato in una situazione di monopolio, dall'altra con logiche, diciamo, con logiche che non sono neanche logiche di mercato, o che non sono forse neanche logiche, ma è comunque, però la realtà è questa. Cioè la realtà è che una percentuale alta, ma quando dico alta intendo oltre il 50%, dei film che sono prodotti in Italia, anche di film importanti, film di qualità, eccetera, non riescono ad arrivare nelle sale e quindi non sono visti. È una sorta di cinema invisibile, nonostante si investano, diciamo, tante risorse per produrre questi film, in realtà non è possibile, diciamo, che siano visti. Partendo da questa considerazione, la Puglia Film Commission ha messo in campo un progetto che si chiama appunto Circuito d'Autore, che non è altro che un circuito di sale con una programmazione, diciamo, che, come posso dire, si svolge parallela a quella della distribuzione ufficiale, diciamo, della produzione nazionale sostanzialmente, e con una scelta, diciamo, che guarda di più al cinema di qualità. È chiaro che quando, diciamo, qui apriremo una discussione infinita, perché in realtà chi stabilisce qual è il cinema di qualità e quale non lo è. Però, considerato qual è la situazione, diciamo, della distribuzione in Italia, diciamo che una fetta importante di cinema che andrebbe visto però non arriva nelle sale. Allora, il circuito d'autore offre questa possibilità, prevedendo una serie di incentivi ai proprietari delle sale. Riusciamo a fare una programmazione che di fatto è una programmazione, diciamo, che guarda più a quell'universo, a quel pianeta del cinema che non arriva nelle sale, che però andrebbe visto, mettiamola così. Noi diciamo cinema d'autore, cinema di qualità, eccetera, ma la realtà delle cose, la realtà concreta delle cose è questa, che un pezzo importante, una percentuale importante dei film prodotti in Italia ed in Europa non arrivano nelle sale. Attraverso il circuito d'autore noi diamo la possibilità al pubblico, con particolare riferimento al pubblico dei giovani, perché poi le nostre sale del circuito sono frequentate in particolare da giovani, e questo è un fatto che ci fa piacere naturalmente, di andare a vedere i film, per fare un esempio di questi giorni, per esempio un film importante, bello come La prima neve di Andrea Segre,
in Puglia lo si è potuto vedere grazie al circuito d'autore, altrimenti non avremmo potuto vederlo. Così anche La storia di Adele, per esempio, questo film in Puglia si è potuto vedere grazie al circuito d'autore, altrimenti non si sarebbe potuto vedere. E stiamo parlando di film bellissimi, di film appunto che sarebbe un peccato non vedere, e che in Puglia, ripeto, li si è potuti vedere grazie al circuito d'autore, cioè questa iniziativa che noi abbiamo promosso. Prego. Cosa consistono gli incentivi? Sì, allora, gli incentivi consistono sostanzialmente in un contributo che noi diamo ai proprietari, alle sale sostanzialmente, e il proprietario delle sale si vincola con la Puglia Film Commission, diciamo, per un numero di giornate nel corso dell'anno ad ospitare i film in qualche modo che noi proponiamo. Questo sostanzialmente. Prezzo minore, uguale? No, il prezzo, diciamo, dipende, il prezzo dipende anche dalla sala, diciamo, no? Dall'esercente. Però il prezzo è quello, il prezzo normale, diciamo, delle sale cinematografiche. Sono delle sale cinematografiche a tutti gli effetti, con qualità della proiezione uguale a quella delle altre sale, non sono delle sale di serie B, ecco, questo volevo chiarirlo, diciamo. Non, il circuito d'autore non sono delle sale a Lecce, per esempio, la sala inserita nel circuito d'autore è il DB de sé. In provincia, per esempio, oltre al DB de sé c'è il cinema Cama, il cinema Elio di Calimera, gestito dalla cooperativa Cama, il nuovo cinema Paradiso di Melendugno, per esempio. Ma sono in tutto, sono 22 sale in tutta la regione che hanno. Oltre a un altro aspetto, diciamo, che mi piace sottolineare, è la possibilità offerta, diciamo, in questi cinema, in queste sale, oltre a vedere il film, spesso ci sono una serie di incontri con gli autori, con i registi, eccetera. E quindi dà la possibilità anche, diciamo, in fondo ho inserito apposta questo ragionamento, diciamo, all'interno del contributo, diciamo, che come Film Commission stiamo offrendo come posso dire, ad una conoscenza più approfondita, diciamo, del cinema, che non sia soltanto quello che passa nelle sale ufficiali e in quello che inizialmente avevo chiamato il capitale sociale, diciamo, no? Alla costruzione del quale una realtà come Puglia Film Commission, che utilizza fondi pubblici, deve lavorare. Questo sostanzialmente, cioè, diciamo, non mi interessa tanto illustrarvi, diciamo, il funzionamento di questo progetto, che è semplicissimo tra l'altro, ma mi interessa soprattutto, diciamo, farvi capire come questo progetto, insieme a quelli di cui ho parlato prima, al progetto Memoria, a Puglia Experience, al finanziamento per i progetti di promozione della cultura cinematografica all'interno dei cineporti, rientra, diciamo, in una, come ho detto prima, in una strategia di Apulia Film Commission, no? Che considera l'investimento nel cinema non soltanto come un aspetto direttamente legato alle ricadute economiche, diciamo, dell'industria del cinema, ma considera anche il valore del capitale sociale prodotto come un valore economicamente rilevante. Cioè, non so se è chiaro, diciamo, questo passaggio, che per noi è decisivo. Ed è questo che parlavo prima di Apulia Film Commission come di una Film Commission anomala rispetto al panorama nazionale e internazionale delle Film Commission, perché comunque per volontà della Regione Puglia, Apulia Film Commission ha un ruolo che è un ruolo, diciamo, di governance delle politiche per l'audiovisivo nella nostra regione. Non è soltanto uno strumento di sostegno, diciamo, delle produzioni televisive che approdano nella nostra regione, ma ha una funzione, e lo dimostrano le cose appunto che vi dicevo prima, ha una funzione di vera e propria governance di tutto il settore, dell'audiovisivo. Non so se, diciamo, è chiaro. Ecco, io magari mi piacerebbe a questo punto, sulla base di queste cose, diciamo, interloquire un po' con voi.
non so se avete delle osservazioni da fare rispetto a questo, diciamo, dei chiarimenti. Cioè, non mi illudo, diciamo, che tutto quello che vi ho detto possa essere chiaro, considerato il fatto, appunto, come dicevamo prima, che in fondo sono argomenti, diciamo, di cui sentite parlare per la prima volta. Però mi piacerebbe anche in un dialogo magari approfondire, diciamo, alcuni degli aspetti che vi interessano, di più. Non fare parlare sempre me, insomma. Ah, il microfono, sì. No, l'unica cosa, diciamo, che non mi era molto chiara, se per quanto riguarda il cinema d'autore in generale c'è forse un problema più economico e quindi di finanziamenti, o più culturale, perché, diciamo, io per quel poco, diciamo, che vedo, cioè, sia in generale ogni tanto ci sono molti anche registi nazionali che per trovare finanziamenti sono costretti spesso ad andare fuori dall'Italia. Cioè, i primi casi che mi vengono in mente, non so, quello per esempio di Placido per il film di Valanzasca, perché forse in quel periodo si preferiva, non so, aiutare qualche altro, magari anche film che non hanno avuto alcun tipo di seguito. Oppure, che ne so, anche lo stesso Muccino, per esempio, il fatto che il successo che ha avuto, diciamo, negli Stati Uniti con un certo tipo di film, l'ha avuto in Italia con dei film magari altrettanto belli, però forse non proprio in appegnati, insomma, oppure, diciamo, di un certo livello. E allo stesso tempo poi anche magari autori locali, tipo per esempio, il primo che mi viene in mente, per dire, Whisper, per esempio. Infatti prima, quando mi ha fatto la domanda, non mi è venuto in mente il film che stanno girando e che uscirà a breve, che sta girato in un paesino del Basso Salento, che si chiama, non mi ricordo il titolo. Grazie di Dio. Benissimo, sì, ok. Che non so poi se quando uscirà verrà, appunto, pubblicizzato bene o distribuito bene, insomma. Quindi non so, mi interessa un po' sapere se il problema fosse più economico oppure culturale, nel senso che è poco pubblicizzato, oppure che il pubblico magari preferisce altro, appunto, il cinepanettone, il comico di un certo tipo e i colossal. Una domanda, ma a livello di TV locali o anche altre TV, sono ben, come dire, pubblicizzati questi film d'autore? Perché oltre ad avere il loro spazio nella programmazione delle sale... Parli del circuito d'autore? Sì, esattamente. E un'altra domanda correlata in qualche modo... non sarebbe, cioè, io non so l'afflusso di persone che vanno a vedersi allo stesso prezzo, diciamo, un film d'autore, quindi di quelli del circuito, e quelli praticamente americani. Quindi, se sullo stesso prezzo, quale scelgono i clienti, sì, i locali? Allora, no, io posso parlare senza microfono. Ci sono due ordini di problemi, diciamo, che sono stati sollevati. Cioè lui poneva il problema, diciamo, di come si finanzia una produzione cinematografica in Italia, di come si finanzia la realizzazione di un film in Italia. Il problema che ponevi tu era invece: il circuito d'autore è sostenuto abbastanza sul piano, diciamo, della promozione, della pubblicità, eccetera, perché appunto il pubblico decida allo stesso prezzo, diciamo, di scegliere il cinepanettone piuttosto il film di qualità. È questo, diciamo, la... Sì. Allora, rispetto alla prima questione, sempre... con riferimento a quella schizofrenia e illogicità di cui parlavo prima, appunto, del sistema cinematografico italiano,
In realtà la produzione cinematografica e la distribuzione cinematografica in realtà dovrebbero essere due mondi che si parlano. A volte questo accade, ma accade soprattutto per i film di per certi tipi di film, a volte non accade. Per cui vi faccio un esempio molto concreto. Parliamo dei film di Winspear. Allora, naturalmente ci sono molti modi in Italia per produrre un film. Teoricamente il produttore è quello che trova i soldi per fare un film, per cui diciamo in prima istanza il produttore potrebbe tirare fuori i soldi lui e finanziare, questo dovrebbe essere il suo mestiere, ma in Italia questo non accade, cioè non c'è nessun produttore che fa il film con i suoi soldi. Anzi è più facile a volte che sia il regista a prodursi il film con i suoi soldi, ma è difficile che un produttore produca i film con i suoi soldi, diciamo con i soldi di tasca sua. Cioè, in prima istanza diciamo, il produttore si rivolge al Ministero, che è la prima fonte diciamo, di finanziamento dei film, ma questo sempre meno, perché le risorse pubbliche diciamo, sono sempre e vanno sempre progressivamente diminuendo, e comunque l'apporto diciamo, del fondo ministeriale rispetto alla produzione è assolutamente parziale rispetto a quanto costa diciamo, un film. Sempre di più una delle fonti di finanziamento è rappresentata dalle realtà, dalle film commission o dai fondi regionali. Questo vale diciamo, per l'Italia, ma vale anche a livello europeo. Ci sono anche, lo avete visto diciamo, nei giorni scorsi studiando anche i programmi europei, ci sono anche le possibilità di finanziamento delle produzioni cinematografiche che vengono garantite da fondi europei. Tra l'altro so che avete affrontato anche diciamo, le tematiche legate a Creative Europe. Per esempio nel nuovo programma all'interno appunto di Creative Europe, cioè la Commissione Europea ha deciso di far confluire anche diciamo, i fondi destinati alle produzioni diciamo, audiovisive, per cui questo apre anche uno scenario nuovo rispetto al futuro. Un altro strumento attraverso cui si finanzia la produzione cinematografica in Italia è rappresentato oggi dall'apporto dei privati attraverso una formula che non sto qui a dettagliarvi, che si chiama tax credit, che sostanzialmente è la possibilità diciamo, per imprese private, per banche o diciamo, comunque aziende private, di recuperare sostanzialmente l'investimento che fanno nel campo del cinema, che è una forma indiretta sostanzialmente, ma concreta, di finanziare. E un altro modo è quello appunto diciamo che su cui si basa anche l'esperienza di questo nuovo film di Winspear, di cercare sul territorio attraverso diciamo un'opera di sensibilizzazione e di condivisione anche delle finalità, dei contenuti diciamo del film, addirittura arrivare sino a delle esperienze di scambio. Un modo per appunto finanziare il film. Sono moltissimi e tutto i modi diciamo, attraverso cui oggi il cinema si finanzia in Italia e in Europa sono tantissimi ed è fondamentale diciamo, anche come posso dire, la creatività, sostanzialmente l'ingegno e il talento dei produttori o degli autori del cinema. Ma il problema è questo, che una volta che faticosamente si è messo insieme il budget per produrre un film, non è detto che una volta realizzato con tanta fatica diciamo, quel film, non è detto che quel film possa arrivare nelle sale e possa essere visto dal pubblico, per quella illogicità diciamo, del sistema di cui parlavo prima. Allora, sarebbe semplice dire ma queste sono le regole del mercato. In realtà queste non sono le regole del mercato perché, diciamo, soprattutto in Italia, il mercato è alterato, diciamo così,
da un lato da situazioni di monopolio che riguarda il sistema delle sale e dall'altro anche, diciamo, come posso dire, da consolidate abitudini, diciamo così, rispetto ad un tipo di cinema, ma questo però è un discorso più generale che potrebbe valere anche per il teatro, eccetera, che riguarda comunque il gusto della gente e le dinamiche attraverso cui questo gusto si costruisce, eccetera, eccetera. Comunque una cosa è certa, non è assolutamente il mercato, in Italia almeno, a regolare, diciamo, la distribuzione cinematografica. Anzi, se forse potesse essere il mercato, sicuramente i risultati sarebbero diversi, sarebbero sicuramente più, come posso dire, più plurali, insomma, più democratici. E quindi, stante, diciamo, questa realtà alterata che dicevo prima, il ruolo, diciamo, di un circuito come circuito d'autore è, come posso dire, è un ruolo che serve un po' a rendere più libero, diciamo così, a dare maggiore libertà, diciamo, allo spettatore, al pubblico che decide di andare a vedere un film. Vi ho fatto l'esempio di prima, di come appunto film importanti, film che hanno ottenuto premi a Cannes, piuttosto, eccetera, che film comunque osannati dalla critica, eccetera, se non fosse stato per il circuito d'autore, per questo strumento appunto che la Film Commission si è dato, il pubblico non avrebbe potuto vedere. Certo, si può fare di più, cioè nel senso che si può lavorare, si deve lavorare di più sulla, come posso dire, sulla costruzione anche di pubblici nuovi. E qui vengo alla questione, diciamo, che ponevi tu. Circuito d'autore ha degli strumenti di promozione, diciamo, cioè nel senso che un budget di tutto il finanziamento dedicato a questo progetto, il circuito d'autore, è destinato proprio alla promozione, diciamo, del circuito, che avviene sostanzialmente attraverso canali tradizionali. Se tu compri il quotidiano, se compri la Gazzetta del Mezzogiorno, se compri il Corriere della Sera, l'edizione regionale, o Repubblica, l'edizione regionale, c'è la pubblicità del circuito d'autore, ma è davvero, diciamo, molto poco, nel senso che non è sufficiente, anche perché, come sapete, oggi, diciamo, poi la comunicazione, anche quella di tipo promozionale, passa attraverso canali che non sono più quelli tradizionali, cioè voglio dire, quanta gente legge il quotidiano, quanta gente legge il giornale, pochissima se consideriamo, no, la platea, il pubblico vasto, eccetera. Quindi è necessario sicuramente, diciamo, dotarsi di strumenti diversi, più efficaci di promozione, diciamo, di queste sale. Da questo punto di vista credo che molto si possa fare attraverso un'opera di sensibilizzazione che parta anche dal basso, che è un lavoro, diciamo, di animazione gli esercenti stessi, quelli delle sale, dovrebbero fare, attraverso un lavoro costante, diciamo, con le scuole e con le università, insomma, col mondo dell'associazionismo, insomma, attraverso canali appunto non abituali, quali possono essere quelli dei nuovi media, insomma, no? Cioè, tantissimo si può assolutamente fare, certo, tantissimo si può fare. La considerazione di fondo, diciamo, che resta da farsi è quella che comunque è un modello che noi abbiamo potuto sperimentare, che ha dato dei frutti e che addirittura in altre regioni, diciamo, si stanno ponendo il problema e anche l'obiettivo, diciamo, il fine di sperimentare appunto questo nostro progetto. Questo significa che in qualche modo abbiamo, come posso dire, colmato un vuoto, se così si può dire. E qui mi piace dire che abbiamo dato un contributo alla libertà di scelta, diciamo, del pubblico, aumentando, diciamo, questa offerta, no? Anche in termini culturali e di qualità, insomma, del cinema. E più in generale, per tornare al discorso che facevo all'inizio, stiamo contribuendo anche attraverso uno strumento come circuito d'autore a costruire, diciamo, quel pubblico nuovo, responsabile, critico, diciamo, non passivo,
sensibile, insomma, di cui il cinema ha bisogno per sopravvivere. E credo che questo, diciamo, rientri, sia, insomma, una delle finalità di una struttura come Puglia Film Commission. Insomma. Bene, io non so, forse non so come siamo con i tempi, se ci sono altre questioni per l'una. Altrimenti, non so, gli organizzatori sono... Va bene, allora ci fermiamo qua. Spero di aver capito che... Ok. Mi fermerei qui, cioè abbiamo... Va bene così, cioè credo che... Ok. Va bene, grazie per la pazienza con cui avete ascoltato.